Pecoronera è un progetto che nasce nel 2002. Nel 2002 io ho cominciato a fare interviste in manicomi, ex manicomi in giro per l'Italia. L'ultimo manicomio, insomma, da quello che dicono i giornali, ha chiuso in realtà qualche settimana fa, anche se la legge 180 è del 1978. Ma la cosa che a me interessava dalla legge 180 non era tanto l'idea che questa legge chiudesse i manicomi. Perché non è una legge che chiude il manicomio, o almeno non parte dalla chiusura del manicomio, bensì dal riconsegnare all'internato del manicomio diritto di cittadinanza. Cioè, nel senso, l'internato non, la persona veniva portata all'interno del manicomio per tre motivi. Questa è la legge del 1904-1908, insomma, all'inizio del Novecento. Ovvero sia pericolosità per sé, per gli altri e pubblico scandalo. Cioè il comportamento, un comportamento che, come si accorsero i preti già nel 1500, quando arrivavano insomma un sacco di pellegrini a Roma, si accorgono che c'è un comportamento che è pericoloso ma non criminale, pericoloso per la società a vari livelli ma non criminale. Per cui loro si rendono conto che ci sono delle persone che non possono stare per strada, non possono stare in galera e si inventano i primi manicomi. C'erano già insomma forme simili prima, però nel 1500 cambia anche insomma molto la cultura in Europa, eccetera, eccetera, e nascono questi primi manicomi. E già da allora, per esempio, uno degli istitutori del Santa Dorotea de Firenze, già da allora disse: non li chiamiamo ospedali per pazzerelli, per matterelli, perché sennò immediatamente partiamo da uno stigma, insomma, da un pregiudizio. Ovviamente quasi tutti venivano chiamati ospedali per pazzerelli e per matterelli, insomma. Però, diciamo, come posso dire, la psichiatria e l'antipsichiatria, anche se sono termini assolutamente contemporanei, in qualche modo già nascono allora. E già c'è questa idea che c'è un problema, ma questo problema, nonostante produca pericolosità, appunto a vari livelli, come comportamento, questa pericolosità non può essere, diciamo, la risposta non può essere quella del carcere. I veri manicomi, quelli che conosciamo noi anche attraverso la letteratura e il cinema, in realtà nascono insomma, fino all'Ottocento, nel Novecento. E nascono come, soprattutto con, prima cosa con un grande imbarazzo. Cioè all'inizio del Novecento nessuno sa, cioè, nessuno sostanzialmente ci ha capito niente ancora su cos'è il disagio mentale e quindi ancora vengono internate le persone per il comportamento, pericolosità per sé, per gli altri e pubblico scandalo. Eppure in quella legge lì, i matti che vengono chiamati alienati, no? Sembra che diciamo, chi scrive la legge abbia capito tutto. Cioè, loro è un po' come se la psichiatria e il manicomio nascessero sì come alternativa alla società delle persone libere e al carcere, ma anche come nasca anche da una profonda sconfitta. Cioè, non ci abbiamo capito niente, però bisogna fare qualcosa. È questo il senso del manicomio. Una discarica sociale. Sì, lui dice là dietro una discarica sociale. Secondo me, pensare che sia una specie di botola dove butti le persone è in qualche maniera sbagliato perché c'è qualcosa di molto più sofisticato dietro. Prima cosa, l'idea della cura morale, cioè l'ordine degli oggetti rimette a posto l'ordine del cervello. E soprattutto il togliere gli oggetti pericolosi, perché se il problema è la pericolosità, bisogna togliere tutti gli oggetti pericolosi. Il manicomio è un luogo vuoto, dove non ci stanno i lacci delle scarpe, non ci stanno le cinte, stringhe, lacci, eccetera, eccetera, occhiali, chiuso di vetro, coltelli, forchette, eccetera, eccetera. Non c'è. Sostanzialmente ci guardiamo attorno, tutti gli oggetti sono pericolosi, perciò non c'è più niente. Cioè, il manicomio è un luogo vuoto, l'unico oggetto del manicomio è la chiave, non c'è altro il manicomio. Tant'è vero che agli infermieri, questo è venuto fuori da questi 3 anni e passa di interviste che ho fatto dal 2002 al 2005, all'infermiere si diceva: hai fatto il militare? Ecco, la chiave è come il fucile, cioè è un'arma, ma è anche una responsabilità. Tant'è vero che c'è un paziente che scappa da uno dei padiglioni del Santa Maria della Pietà, ruba la chiave all'infermiere che dorme, apre la porta, scappa, chiude la porta e gli ributta la chiave dentro, perché sa che se no lo mette in difficoltà, è come ruba l'arma e un carabiniere. Capito? Oppure quello che mi racconta Adriano Pallotta, infermiera a Santa Maria della Pietà, dice questo qua, praticamente a un certo punto decidono di far entrare i giornalisti, quindi devono aprire il cancello, no? Aprire il portone, il cancello, se era il cancello, la sorveglianza, il portone del padiglione, quello che era, e bisogna buttare la chiave, in maniera che non si riesca, un infermiere non riprende subito la chiave e chiude immediatamente. Per cui uno è delegato ad andare a buttare la chiave, torna dopo un'ora.
E gli dicono, ma sei andato, sei andato? E quella butta la chiave. Ma un'ora si è stato fuori, cioè, la poteva buttare in un attimo in un cespuglio, chi la trovava? Ma io sono andato laggiù, si era fatto i chilometri a piedi, perché la chiave ha un significato enorme, no? È come, cioè, in un mondo dove non c'è niente, c'è solamente quella cosa è tutto, ovviamente. E ci sono mille di storie. Luciano Buricchi del San Salvi di Firenze mi dissero: questa è una chiave, con questa chiave puoi aprire delle porte, altre porte non le puoi aprire. Quelle che si aprono sono porte dove puoi entrare, quelle che non si aprono sono porte dove tu non puoi entrare. Più farai carriera, più chiavi ti daremo. Lui mi dice: ma io volevo levare le porte, no, le chiavi, no. Atto anti-istituzionale invece. E una donna depressa, profondamente depressa, tenta il suicidio. E il marito, come si dice, la riprende per i capelli, porta in ospedale, eccetera, eccetera. I parenti gli dicono: portiamola in una clinica. Questo marito, un operaio, cioè non filosofo, si sa, questo a letto, Foucault, un operaio dice: no, io non la porto al manicomio. Ma adesso, questo qualche anno fa, pochi anni fa, insomma, non la porto al manicomio. E cosa fa? Non toglie nessun oggetto e leva le chiavi dalla porta. Cioè, nel senso, dentro casa rimangono coltelli, forchette, vetri, eccetera, eccetera, la mette, che se vuole ammazzare quella si ammazza. Però toglie le chiavi, e quello l'atto antistituzionale. Togliere le chiavi e lasciare tutti gli oggetti, perché se io tolgo gli oggetti, quando una persona muore si coprono gli oggetti, perché gli oggetti con cui vengono in contatto vanno in crisi. No, gli antropologi parlano proprio di crisi degli oggetti. Se io ti tolgo gli oggetti, taglio le relazioni. Se ti tagli le relazioni, tu sei morto, culturalmente. Detto questo, in questi 3 anni faccio tutte queste interviste. Nel 2005 debutto con lo spettacolo La Pecora Nera. Ma rispetto a quando ho iniziato a fare interviste, diciamo, fondamentalmente passo da pensare che le grandi rivoluzioni vengono fatte contro le grandi istituzioni, e di tutte le grandi istituzioni dell'età moderna l'unica che sarà realmente colpita è il manicomio, non il carcere, non la famiglia, non la scuola, non la chiesa, non la caserma, eccetera. E il manicomio è l'unica grande istituzione che viene realmente colpita, no? Poi pian piano nel corso del tempo mi rendo conto che sì, è vero, è stata una grande rivoluzione antipsichiatrica, ma è anche vero che se buona parte dei manicomi non esistono più, esiste ancora un bisogno di manicomializzazione molto 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 forte, che noi troviamo ovunque, troviamo nei posti di lavoro, dal supermercato, alla scuola, alla chiesa, eccetera eccetera. Io faccio sempre un esempio per cui gli insegnanti si arrabbiano tanto, ma non ce l'ho con gli insegnanti. Se Basaglia diceva: alla fine la differenza è sempre tra chi c'è il potere e chi non ce l'ha, no? Chi c'è il coltello dalla parte del manico e chi sta sempre all'altra parte, dalla parte della lama, e quindi questo dislivello nei rapporti. E io dico sempre: entrate in una classe, non di giorno, di notte, non per forza una scuola privata, per dire che sono peggio di quelle pubbliche, una scuola pubblica che funziona, in una classe di notte, e capirete dalla disposizione dei banchi rispetto alla cattedra chi comanda e chi non comanda, cioè chi c'è il potere e chi non ce l'ha, chi sta dalla parte del manico e chi dalla parte della lama, con un grande rispetto nei confronti degli insegnanti, perché gli insegnanti in gamba stanno facendo quello che hanno fatto gli infermieri e alcuni medici negli anni 50, 60, anche 70, cioè stanno deistituzionalizzando la scuola. Però la scuola, pulita o sporca che sia, con le scale di sicurezza o senza scale di sicurezza, che ci piove o che non ci piove, col parco o senza il parco, è comunque un'istituzione dove è chiaro chi c'è il potere e chi non ce l'ha. Tu mi dici: vabbè, che fai? Devi mettere seduti per terra i bambini? Ma magari pure, perché no? Cioè, il banco nasce proprio come piccolo strumento soft di contenzione. Per cui noi dobbiamo staccare la spina, insomma, in questi posti. Dobbiamo rompere quel meccanismo, insomma. E quindi dico: sì, vabbè, la maggior parte dei manicomi non ci stanno più, però c'è ancora questo concetto, questo bisogno, no, di contenere. Di contenere tutto il contenibile e l'incontenibile, tutto, insomma, no? E da lì passo al libro, scrivo il libro Da Pecora Nera, faccio una trasmissione radiofonica, e poi 2 anni fa incomincio a scrivere insieme a Vilma Labate e Ugo Chiti il film, la sceneggiatura del film. E a quel punto io non parlo adesso del film, perché poi, insomma, poi i film uno pure vede, insomma, nel senso, magari poi ognuno pensa quello che vuole. Però del film c'è una cosa interessante, cioè nel lavoro tecnico, per esempio della ricerca delle location, noi siamo andati a vedere anche degli ospedali normali, ma il manicomio è un'altra cosa.
Cioè, nel senso che nonostante sia un ospedale, nonostante sia più o meno come un ospedale, ci sono alcuni elementi che comunque lo differenziano dall'ospedale. E uno fondamentale, perché appunto perché l'istituzione è già il concetto dell'istituzione già nei mattoni, nei muri, e già lì c'è l'istituzione, ma non solo appunto come contenzione fisica, ma proprio come pensiero. C'è proprio un pensiero, come la scuola, insomma, l'esposizione dei banchi, così come appunto il manicomio, già nella disposizione delle stanze c'è un pensiero manicomiale. Il corridoio, entriamo nel padiglione 18, del Santa Maria della Pietà, il corridoio è molto più stretto rispetto a un corridoio di un ospedale normale. Perché? Perché nel corridoio dell'ospedale normale uno che sta allettato appena si alza se ne va in corridoio, si fa una passeggiata, sta lì, si fa le vasche, magari quanto indietro. Mentre invece no, nell'ospedale psichiatrico il corridoio serve esclusivamente come transito, da una stanza all'altra. Addirittura c'era spesso un infermiere che stava su una porta, un infermiere che stava su un'altra, e quando i pazienti venivano mandati dalla stanza per dire alla mensa dove mangiavano, andavano uno per uno e dicevano uno, te ne vanno uno, e uno si faceva il corridoio e attraversava, due, il secondo, tre, quattro, ci voleva un sacco di tempo, ci voleva. Ma tanto, cioè, l'unica cosa che davvero non mancava nel manicomio era il tempo, senza nessuna dimensione ormai, però c'era un sacco di tempo e bisognava anche in qualche maniera impiegarlo. Anche in operazioni assolutamente inutili, come accade d'altra parte pure in caserma, no? No, gli devi far fare cose, tanto per fargli fare. E quindi il corridoio lì del 18 era giusto. Poche finestre, poca luce, molto stretto. Un luogo dove uno normalmente non sta. L'altra cosa, che per me sarà fondamentale, le due porte. Ecco, nei manicomi, quasi sempre, nei padiglioni dei manicomi c'erano due porte. Entravi in una porta, chiudevi la prima, aprivi la seconda e chiudevi, in maniera tale che il manicomio restava sempre chiuso. Chi c'aveva la chiave entrava e usciva, ma almeno una porta restava sempre chiusa. È un luogo che anche simbolicamente è potente, insomma, è proprio quel diaframma tra il dentro e il fuori, e poi soprattutto il potere della chiave. Maria Teresa Ruspaggiari, infermiera di Reggio Emilia, viene all'intervista, sbatte la chiave e il quadrello, la chiave per le porte e il quadrello per le finestre, mi fa clin clin, lo senti questo rumore? Questo è il rumore del manicomio, questo mette tutto in ordine, diceva. E qui passiamo invece all'altro discorso, la serata, saluto Alessio Lega, insomma, che canterà, credo, anche la canzone per Mastro Giovanni, e a questo appunto bisogno del, cioè i morti in carcere, sia diciamo quelli che si sono suicidati sia quelli che sono stati suicidati, oppure come nel caso del Mastro Giovanni in trattamento sanitario obbligatorio, spiegano non una violenza, come posso dire, che è come la violenza di quello che mi incontra per strada mi dà un sacco di botte, no? O che mi ruba il portafoglio, non è quella violenza là, è una violenza dove io immagino che chi la compie è sicuro di non compiere una violenza. Anche lì dove tu pensi che oggettivamente ci sono tutti gli elementi per comprenderlo, no? Il sangue per terra, gente pulisce il sangue per terra, uno che muore rantolando, che affoga nel proprio vomito, no? O che proprio tu prendi e impicchi. Insomma. Però perché non viene percepita come violenza? Perché quell'individuo non viene percepito come individuo. Faccio un esempio. E in Ruanda, quando in tre mesi, nel 1994, vennero ammazzati dagli Hutu, vennero ammazzati 1 milione di Tutsi, peraltro che erano Hutu e che erano Tutsi, abbiamo spiegato noi europei, antropologi, dicendo tu sei Hutu, tu sei Tutsi, insomma. Questo qui all'inizio del Novecento, poi pian piano è finito sul documento. A un certo punto gli Hutu, che erano 85%, hanno fatto una rivoluzione, hanno rovesciato il governo dei Tutsi, la comunità internazionale, la Chiesa è passata immediatamente all'altra parte. Ci sono state stragi da sempre, nel 94 un milione di morti. Ma gli Hutu chiamavano i Tutsi scarafaggi. Allora tu, un milione di persone, non le ammazzi. Nessuno è capace, è psicologicamente nella possibilità di uccidere un milione di persone. Nessuno. Hitler non è capace, Hitler non c'ha la possibilità, diciamo, culturale, psicologica di uccidere un milione, due milioni, cinque milioni, sei milioni di persone. Capito? Però un milione di pezzi sì, come era nei campi di sterminio, un milione di scarafaggi sì, capito? È quello, perché un milione di pezzi è un inceneritore, no? Bruciamo Nizza, un milione di oggetti, quando butti via le cose e fai finalmente ordine dentro casa, sì,
un milione di scarafaggi. Stanno a fare i lavori sotto casa mia, hanno aperto un tombino, c'erano veramente un milione di scarafaggi. Subito si chiama il disinfestatore e si pulisce il tombino, un milione di scarafaggi, la porcheria, capito? Per cui se tu sei convinto che davanti a te non c'è un individuo, una persona, ma lo scarafaggio è un pezzo, no? E allora lo capisci che è possibile, non solo che è possibile, ma che è un dovere, come era appunto in Ruanda. Allora, perché la maggior parte della gente non si indigna rispetto alla morte in carcere, non solo in carcere, il trattamento sanitario obbligatorio, per strada uno sparato così, insomma, no? Perché? Perché quello è un facinoroso, no? C'aveva un estintore in mano. Ma che faresti tu davanti a una cosa del genere? Quello c'ha un estintore, è un facinoroso, è un pazzo, no? Quell'altro, quello è un tossico, quello è un tossico anoressico, ma figura, ma che c'è tutto un destino dentro, no? Un giornalista del Manifesto, adesso non mi ricordo il nome, e parlando di Rosarno, lui disse: dobbiamo smettere di chiamarli schiavi, no? Sì, certo che sono schiavizzati, però nel momento in cui noi li chiamiamo schiavi, immediatamente li mettiamo ad un livello più basso rispetto al nostro. Noi non siamo schiavi, loro sì. C'è un po' un destino, no? In questa loro condizione. E quello è morto, è uno schiavo, è schiavizzato, capito? No. Invece lui dice, questi, lui addirittura dice, sono militanti politici, perché è gente scappata per motivi politici del proprio paese, o comunque indirettamente per motivi politici, perché si morono di fame. No? E quindi in qualche maniera lui dice, in più questi, soprattutto in zone come Rosarno, mi raccontava questo giornalista appunto che dice, sono andati una mattina in strada col cartello al collo dicendo non lavoriamo per meno di 50 euro. Questa è militanza politica, capisci? Allora, se noi li consideriamo militanti politici, se l'immigrante, anche italiano in Svizzera, noi li consideriamo militanti politici, è uno che combatte per i propri diritti, che in qualche maniera cerca di far sì che di ottenerli questi diritti, anche quando non scende in piazza con i cartelli, anche quando non urla, però anche quando soltanto, come si racconta di Vittorio, no? il padrone stava lì e mangiava pane e formaggio, e i braccianti mangiavano pane e cipolla, capito? Si racconta questo aneddoto di Vittorio che il padrone disse beati voi che mangiare pane e cipolla, il formaggio a me rimane pesante, e lui andò lì e detta la cipolla, si prese il formaggio, gli famo sto favore, insomma, diamo noi la cipolla, il formaggio ce lo mangiamo noi volentieri. Allora, anche semplicemente quello che tiene lo sguardo davanti al padrone e che si rimetta al suo livello, è quello in qualche maniera è un militante politico. Certo, lo è probabilmente in misura minore rispetto a Di Vittorio, se dico, o al bracciante del Rosarno che va col cartello al collo, sicuramente. Però se noi non lo consideriamo militante politico e lo consideriamo schiavo, noi oggi lo consideriamo schiavo, domani scarafaggio.